Bella ragazzi. Bella ragazzi, questa volta vi facciamo vedere come togliere la ruggine dagli oggetti cromati. Ora qua abbiamo due chiavi arrugginite, cromate arrugginite, e però succede a volte, ad esempio, addirittura sulle sospensioni, sulle forcelle anteriori delle moto, che si formano delle piccole bollicine di ruggine, e tra l'altro in quel caso quelle bollicine di ruggine vanno ad abradere il corteco, la tenuta paraolio delle sospensioni, e lentamente si rovina e poi cominciano a perdere olio. E inoltre, quando si arrugginisce sotto alla cromatura, questa si spacca tutta, fiorisce fuori la ruggine, cola un velo di ruggine anche sopra la cromatura buona. Lo vedete qua che ci sono tanti punti, ma c'è anche proprio una sporcatura di ruggine diffusa, e soprattutto dove fiorisce la ruggine, il cromo va via e altro cromo intorno ancora mezzo buono viene su tipo a cratere. Questo fatto qua, appunto, nelle sospensioni, togliendo la ruggine ancora peggio, perché restano questi lembi taglienti che possono rovinare il corteco. Quindi, se si vuole agire, togliere la ruggine, bisogna toglierla veramente bene sulle sospensioni e su oggetti è l'ideale, perché tanto lasciare la ruggine sotto alla cromatura, quella continuerà a camminare e a mangiare sotto la cromatura. Quindi è meglio eliminare proprio il bubbone completamente. Allora, si è visto, magari si vedono dei video dove utilizzano della stagnola a pallottolatta per gettare la ruggine via, per pulire la ruggine senza rovinare la cromatura. E direi che un po' funziona. Però, perché hanno paura di rovinare la cromatura? Se si utilizzasse una paglietta di ferro, la cromatura non si rovina. Il cromo è molto, ma molto più duro del ferro. Questa non gli fa niente la cromatura ed agisce già di più. Vedete che qua restano le bolle vere dove era sporco di ruggine sopra, se n'è andata. Però queste qua sono le bolle che poi dove la ruggine cammina e lavora sotto. Perciò prendiamo questa che è più arrugginita di questa. Perciò vi insegniamo un sistema che è in grado di sciogliere la ruggine chimicamente. In più c'è un'azione abrasiva del ferro, della paglietta di ferro che aiuta a togliere la ruggine e anche alcune creste che fa il cromo. E in più questa azione chimica ha anche un'azione protettiva, perché alla fine dove appare il ferro resta leggermente fosfatato. Perciò adesso vi insegniamo come fare. Prima cosa, avete un paraurti di un'auto d'epoca con dei puntini di ruggine o delle bolle di ruggine. Prima cosa ci vuole acido fosforico. Questo qua è bello concentrato all'85%. Un acido fosforico concentrato all'85% lo voglio diluire e mettere metà acido fosforico e metà acqua. Quindi, prima cosa, diluiamo. Qua facciamo la tara. Quindi, adesso ne uso poco perché tanto è solamente una piccola prova. Facciamo circa un grammo. Va bene, sì, circa. Non è adesso una cosa che deve essere precisissima. E buttiamo circa un grammo d'acqua. Ancora, ancora. Va bene, va bene. Adesso abbiamo questo. Prendiamo un pezzo di carta, un pezzo di ovatta e facciamo questo lavoro. Prima cosa lo mescoliamo, poi imbeviamo la nostra carta. Ora è abbastanza diluito, io lo tocco con le mani, però poi lo useremo concentrato per la seconda fase. Anche in questa, chi ha la pelle debole, è meglio che si metta i guanti. Dopo li mettiamo. E diamo il nostro acido diluito su tutta la zona arrugginita e lasciamo stare lì una decina di minuti.
Ecco, adesso passiamo alla seconda fase. Ah, una cosa, se un periodo o un ambiente molto asciutto, molto secco, non va tanto bene perché asciugherebbe sopra l'acido, ma si può tenere un po' all'umido, lavora meglio, diciamo, penetra di più se è più diluito. Poi invece ci vuole quello concentrato. Allora mettiamo l'acido concentrato. Qua, ne mettiamo un pochino, adesso non ne serve molto per fare questo. Allora, questo è l'85, ma anche un 78-75 può andare anche bene per fare questo lavoro. Poi aggiungiamo un po' di ossido di zinco. E se vi servono questi prodotti, guardate in fondo al video, nei link, nella descrizione del video ci saranno dei link dove si possono comprare su internet queste cose, questi prodotti. Buttiamo un pochino di ossido di zinco, così poca roba. Mescoliamo. In parte l'ossido di zinco si rapprenderà e in parte resterà in soluzione insieme all'acido. Si formano dei cristalli più grossi, cioè si forma del fosfato di zinco e ricristallizza, ma abbiamo una soluzione satura adesso. A questo punto prendiamo la nostra paglietta di ferro. La imbeviamo. E cominciamo a sfregare senza schiacciare molto. Guardate come si stacca la ruggine. Poi fate un movimento rotatorio, non schiacciate molto. Poi magari lasciate un po' lì, anzi, lasciando un po' lì, bagnato di questa con l'ossido di zinco abbiamo un'azione più profonda, fare qualche minuto. E poi con calma, specialmente se sono piccole, insistete sulle bollicine piccole di ruggine. Lasciate un po' lì. E strofinate ogni tanto da tenere umido. Vedete che sta comparendo il colore della ruggine, sta diventando nero. In pratica, pian piano apparirà il ferro e il ferro, che l'acciaio che è sotto il cromo, sarà rivestito di uno strato di fosfati che lo proteggeranno. Quindi, se voi togliete la ruggine e basta con l'umidità, il ferro che è sotto, tra l'altro la ruggine è igroscopica, perciò trattiene l'umidità e continua a lavorare. Perciò l'ideale è levarla tutta con pazienza con questo sistema e proteggere il ferro che rimane chimicamente. Ok, lasciamo un po' stare lì e ci vediamo tra 5 minuti. Ecco qua, siamo stati, l'abbiamo lasciata 5 minuti ancora. Quindi nella prima fase 10 o più minuti, nella seconda fase 5 minuti, dopodiché si riprende a sfregare. Ok, diciamo che va bene. Noi la laviamo, così mi lavo anche il guanto. Dopo aver lavato il pezzo con acqua abbondante, anche più lavaggi, bisogna asciugare bene. Adesso mi levo il guanto che mi sta dando fastidio. Io non riesco a lavorare con i guanti per quanto sottili essi siano. Quindi, leviamolo. Ok. Tanto guardiamo un attimo il risultato. Praticamente appare ferro, ferro acciaio, dove è stata tolta la ruggine. E sembra che i lembi non sono nemmeno
tanto scoppiati, cioè sono partito via il cromo dove erano scoppiati. A questo punto si lascia bene bene asciugare, ma che bisogna che sia asciutto anche il più possibile, perché magari qualche camolina c'è dove c'è ancora umido. Quando è bene asciutto si passa a un'altra fase. Si può usare olio silicorico o anche, io preferisco quasi roba tipo Svitol VD40, perché contengono degli oli che poi col tempo irrancidiscono, seccano, quindi rendono impermeabile. Allora, l'olio perché? Perché la fosfatazione. Allora, fermiamoci un attimo, raccontiamo. Allora, succede che l'acido fosforico diluito con acqua penetra facilmente, mentre quello concentrato non penetra facilmente, nella ruggine, anche sotto la cromatura. Comincia a indebolire la ruggine, diventa più friabile. Poi, con la passata di acido concentrato, si toglie completamente la ruggine. L'acido concentrato contiene dei fosfati di zinco che agiscono sulla superficie fosfatandola, quindi proteggendola, tipo una brunitura della fosfatazione. Abbiamo già fatto dei video su questo. Dopodiché, quando è asciutto e l'umidità è andata via da tutte le parti trattate, si passa un olio che impregna la fosfatazione. Si impregna la fosfatazione. L'ideale è lasciare unto il pezzo anche un 24 ore. Basta una notte, perché lentamente penetra in mezzo ai cristalli di fosfato che si sono formati sul ferro. A questo punto si pulisce e abbiamo il nostro pezzo pronto. Chiaramente i buchi nella cromatura restano perché non abbiamo potuto ricromarla. E un'altra cosa, quando dovete pulire un pezzo, togliere la ruggine da un pezzo cromato, prima di fare un'azione con sostanze chimiche dovete sgrassarlo molto bene, quindi usando detersivi forti. Ad esempio il detersivo da lavastoviglie è uno dei più potenti per sgrassare a fondo, penetra e toglie anche l'unto nella ruggine, perché se rimanesse unta la ruggine non farebbe penetrare l'acido fosforico e l'altro composto che avete visto. Quindi a questo punto vi lasciamo, e se volete offrirci un caffè e metterci un like a questo video, vi ringraziamo e continueremo a ringraziare chi lo fa. Bene Bella ragazzi! ragazzi!